Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Chissà se si riuscirà mai a fare chiarezza su quello che sta accadendo. Io dubito, dubito fortemente perché chi elargisce informazioni non ha nessun interesse a fare chiarezza su quello che ci dice. Ogni giorno noi sentiamo questa litania, ormai è diventata una litania, tipo un bollettino di guerra, nella quale si dice oggi 1300 positivi. Più 2, meno 4, più 7. Non ci dicono però che sono stati per esempio effettuati quasi 100.000 tamponi per individuare 1.300 positivi. Non ci dicono per esempio che essere positivi non significa essere malati. Non ci dicono che essere positivi probabilmente significa essere positivi e asintomatici, probabilmente significa essere in buona salute, non avendo sintomi. Quindi questi positivi cosa rappresentano? E chi lo sa? Continuano a dire questi numeri, ripeto, senza specificare nulla. E chiaramente chi ascolta questi numeri si preoccupa, perché dice se abbiamo 1300, 1400 positivi, chissà cosa succederà, chissà dove andranno questi 1400 positivi, in giro a contaminare il mondo. Sono positivi asintomatici, gente che se non gli avesse nessuno fatto il tampone probabilmente non l'avremmo neanche scoperto. Gente che sta bene, non ha neanche febbre, non ha niente, non ha niente, non necessita di ricovero, come li definisco io, in ottima salute o buona salute. E allora di cosa stiamo parlando? Da giorni e giorni e giorni, anche perché guardate, è sfinente perché io ricevo e ho piacere a rispondere, per carità, ho piacere a rispondere. Ma sapete quando le domande incominciano dalle 8:30 di mattina e non finiscono mai? Molte volte mi arrivano richieste di chiarimenti da amici o da pazienti anche alle 9, le 10, le 21, le 22 di sera. E quindi io mi trovo da mesi a ripetere sempre le stesse cose. Ma perché questo? Perché questo? Perché l'informazione, che potrebbe essere una bella informazione, se uno ci fa caso, potrebbe darci delle informazioni e farci stare un po' tutti tranquilli, oppure per farci capire veramente di cosa stiamo parlando, non lo fa, non fa tutto questo e ci dobbiamo incominciare a chiedere perché non lo fanno, perché non lo fanno. E quindi una volta si andava in ospedale quando si era malato, adesso è il contrario, adesso sono i sanitari che vanno a cercare i positivi, a casaccio, a casaccio. Adesso c'è il problema a Sardegna, poi c'è il problema a chi torna dalle vacanze, chi torna da Malta, chi torna dalla Croazia, ma anche chi torna dalla Grecia. Chi ha fatto la movida, chi è stato in discoteca, chi lavora in quel locale, chi ha fatto la passeggiata, chi è stato al mare, chi ha contagiato cosa, con chi è stato a contatto, da chi, con che cosa. Quindi tampone a casaccio e individuano dei focolai. Focolai, cosa significa focolaio? Che magari a casaccio, andando a casaccio come si sta andando, perché questi sono asintomatici, non hanno sintomi, non ti chiamano loro, sei tu che vai da loro a fare il tampone. Quindi vai a fare il tampone e trovi tracce di virus. Cosa significa quando hai trovato tracce di virus? Niente, niente, niente. Perché sarebbe importante sapere, per esempio, la carica virale. Ecco che subentra il prelievo. Con il prelievo potremo vedere effettivamente se il soggetto positivo è immunizzato. Quindi stiamo parlando di sierologico, ma il sierologico non si fa tranne che in alcuni casi. E allora qui c'è il caos, signori miei, qui c'è il caos. È un caos studiato ad arte? Non lo voglio pensare, non lo voglio pensare, ma è sfinente, sfinente. È mai possibile che non c'è una persona che sia una che si alza la mattina e dice spieghiamo bene di cosa stiamo parlando, spieghiamo cosa significa il termine positivo asintomatico. Nessuno lo fa. E lasciano nel dubbio tanti di voi, perché positivo asintomatico viene subito da pensare che questo qui è un soggetto contagioso che girando per la città potrebbe contagiare tutti. È così? È così? Non è così. Non è così.
Continuano a dirci i dati sui 3 ricoveri, 2 ricoveri, più 4 in terapia intensiva. Stiamo parlando dell'Italia. Dell'Italia stiamo parlando, più 4 in terapia intensiva, più 2, 3 decessi. Non ti dicono se i decessi sono per il Covid o con il Covid, non te lo dicono, non ti dicono niente, niente, niente. Lasciano tutto sospeso, lasciano a voi l'immaginazione di interpretare i dati. E non è corretto, non è corretto. Sono mesi che sta andando avanti questo teatrino. Qui dovrebbe esserci qualche autorità, qualcuno che si alza e dice: attenzione, spieghiamo bene come stanno le cose, un attimo, sereni. C'è un virus, sì, sta girando un virus molto contagioso, si trasmette con facilità, ma, e andiamo, quando diciamo ma, andiamo a spiegare tante cose. Andiamo a spiegare tante cose. Non si fa questo. È stancante. Io sono mesi che parlo di queste cose e ancora oggi quello che mi tocca fare, gran parte del mio lavoro, è quello di spiegare come stanno le cose, perché nessuno lo fa al posto mio. Lo chiedo anche ai colleghi, spiegate anche voi che cosa significa, che cosa significano i termini, spiegatelo anche voi, dividiamoci i compiti, spieghiamolo, perché se questa confusione ancora persiste nella popolazione, c'è qualcosa che non gira bene. Ci siamo, spieghiamo cosa significa il tampone. Spieghiamo cosa significa la positività al tampone, spieghiamo cosa significa essere positivi al tampone, spieghiamo cosa significa anche asintomatico. Dai, facciamo un piccolo sforzo. Positivo asintomatico, spieghiamo anche cosa significa avere sviluppato gli anticorpi. Facciamolo questo sforzo un po' tutti, vi prego, perché circola di tutto. E questo circolare di tutto e di più, stupidaggini, convinzioni, certezze, gente che vive col terrore di chissà chi potrei incontrare, non è così. E perché non lo fa la stampa? Non lo so, signori miei, non lo so, ma diventa preoccupante. Allora noi siamo sul territorio, noi siamo sul campo. Il mio obbligo, morale soprattutto, prima che medico, è quello di informare, dare le giuste informazioni, come sto cercando di fare da un po' di tempo. Quindi, signori, io sono a disposizione, voi potete chiedermi quello che volete, io vi risponderò in ogni momento e su qualsiasi argomento medico. Credo che lo possano fare anche i vostri medici curanti, lo possano fare anche i vostri pediatri, lo possano fare anche i vari colleghi delle varie specialità, perché quello che dico io è alla portata di, è a conoscenza della classe medica in genere, della classe medica in genere, perché dobbiamo, secondo me, ricominciare un po' a vivere serenamente, perché al di là del rischio contagio che c'è per qualsiasi agente patogeno, protozoo, virus o batterio che sia, bisogna ricominciare un pochino a vivere. Qui se ne sta andando la serenità, e se se ne va la serenità, se ne vanno anche le difese immunitarie, se ne va la qualità della vita, se ne va il benessere, se ne va la gioia di vivere, se ne va un po' tutto. Quindi serenità. E per raggiungere la serenità occorre una giusta informazione, che ad oggi la stampa, le TV non ci danno. Lasciano il caos sospeso nell'aria. È molto preoccupante. È molto preoccupante. Chiudo qui. Rimango, scusatemi se oggi sono un po' così, un po' arrabbiato, ma io non voglio che la medicina si riduca a parlare di Covid. La medicina è altro. La medicina è fatta di tanto, tantissimo altro. Il Covid è una situazione.
è una evenienza, è una possibilità, è un rischio su miliardi di rischi. Miliardi di rischi. Quindi voglio che si torni a dare il giusto peso alle cose. Buona serata, gente. Buona serata e a risentirci alle nostre prossime chiacchierate.